Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, bentornati su Climax. Allora, oggi siamo sul nuovo lago, è una novità per noi. Dobbiamo tenere la voce bassa perché comunque abbiamo persone proprio adiacenti a noi, ovviamente come in ogni lago più piccolo rispetto magari ad altri che abbiamo affrontato. Quindi parleremo a bassa voce, cercheremo di non disturbare nessuno ovviamente. E come dicevo, siamo al lago Al Boschetto. Esatto. E novità per noi, abbiamo due poste che sono quelle in fondo, la 10 e la 11. Approfittiamo del fermo pesca per mostrare anche qualche altro lago, esatto, che non vi abbiamo mai fatto vedere. Esatto. Ma molti di voi lo conoscono sicuramente. Sì. E ragazzi, una sessione di una giornata, e vai tranquilli. E basta, giù io tutto innesco Climax, quindi il nostro mix, Max non so come. Io invece ho una con il nostro mix e poi io voglio tenere la chance di avere due esche diverse, perché essendo la prima volta non voglio che il nostro mix condizioni la pescata, ovvero se vedo che va cambio anch'io, altrimenti siamo qua anche per divertirci, quindi essendo la prima volta non so come risponderà il nostro mix in questa tipologia di acqua. E ho scelto di optare solo per una canna con mix e una canna con una dambolina fake rosa, mentre l'altra non mi ricordo neanche più, credo ormai è passato 20 minuti, ho già resettato, ma dopo lo vedremo. No, c'ho sempre una pop-up su uno spinner rig alla prugna, le nostre, quindi voglio vedere se siamo già in fase di fruttato pesante. Non c'è a video, ma c'è già stata una partenza sul mix climax, quindi... Persa purtroppo. Si è slamata, ma... Eravamo un po' distratti, pazienza. Sinceramente. Bene ragazzi, quindi ora vi lascio magari a qualche immagine, sì. E poi... Non ci sentirete tanto parlare, ripeto, perché non possiamo fare grosse chiacchierate. Quindi, come dice Christian, spazio alle immagini sperando che siano piene di pescato. Comunque qualche accorgimento poi lo andremo a fare. Saremo anche perché... molto brevi anche nella fase culla, quindi molto veloci ragazzi, lo siamo, cerchiamo di esserlo sempre, però in questa occasione qui ancora cercheremo di farlo ancora più velocemente e basta, niente ragazzi, speriamo di riuscire a farvi vedere qualche carpa di questo lago che comunque è, a me piace moltissimo personalmente. Io sto pescando, se posso Cri, essendo sull'ultima posta, quella più estrema, sto pescando su tutta la costa laterale, tranne una canna che è un po' più dritta rispetto al mio pod. Cri invece spara dritto per ovvie cose, una sul sottoriva e due, una media e una lunga distanza. Ovviamente ci sono delle restrizioni riguardo alle proprie canne, quindi non si può lanciare ovunque, c'è uno spazio ben definito e preciso. Anche per rispetto giustamente degli altri. Ovviamente. Bene ragazzi, vi lascio le immagini. Allora ragazzi, prima partenza per Christian, una partenza molto potente, ovviamente sul mix climax perché lui sta pescando così. Canna di destra, quindi sparata in fondo, e era già la terza volta che ci dava, finalmente si è attaccata. Vi ricordo che non possiamo fare troppo casino, quindi anche le immagini che vedrete saranno leggermente un po' più a distanza, adesso se riesco poi mi avvicino. Anzi, mi avvicino giusto per non fare proprio riprese lontane, con la speranza che l'immagine renda. Ok, eccoci qua. Vediamo un attimo di capire cosa stiamo tirando fuori. Lascio anche così, che se dovesse esserci una doppia partenza, perlomeno
siamo inquadrati tutti e due. Cri com'è? Viene con calma. Viene con calma, ok. Partenza cattiva, successiva. Sì, è vero. Però è piccolina che parte forte. Può essere, come dice Christian, che essendo piccolina magari fa le partenze quelle cattive, però poi alla fine. E il secchio d'acqua, Cri, dov'è? Quello un attimo il tuo. Sì. Allora ragazzi, ho bagnato la culla perché comunque anche se siamo in pesca da solo 40 minuti fa caldo, quindi per non creare stress al pesce meglio bagnare subito la culla in modo da accoglierlo nel migliore dei modi quando esce. Cri, se hai bisogno mi chiami. Allora, specchi. È una specchi, bene. Allora, eccoci qua ragazzi, acqua abbondante per oggi perché fa veramente caldo. Cerchiamo di far veloci perché una bella specchietta. Una bella specchi per Cri, assolutamente non male, il modo migliore per iniziare la giornata. Momento rilascio per Christian. Diciamo che il Mix Climax ha risposto, Cri, subito. Di botta. Socio, la prossima è tua. Ottimo. Ciao Max. Da Max lo vado ad aiutare ragazzi perché qui non è proprio comodo la discesa per inguadinare. Qui non c'è la blu, ti prendi tutto perché un attimo ci mettiamo così e vediamo se riusciamo a riprendere tutto. Sembrava tutte bene e invece mi devo lavare. Eccola qua ragazzi, un'altra bella regina. Ah, che bella. Già. Bene ragazzi, quindi adesso sposterò un'altra canna e la metterò lì vicino. Vediamo se paga. Ok. Molto bella, vai. Togli il guadino qui. Sì. Occhio perché lì è un po' critica. E va. Allora ragazzi, ho fatto un piccolo cambiamento. Un attimo perché c'è. No. E adesso ho messo anche la canna centrale praticamente vicina all'altra, quella di destra praticamente. Una ce l'ho sotto riva e vediamo se parte, perché partivano solo esclusivamente su quella davanti lì in fondo. Vediamo se vicino alla riva opposta paga o meno. Sì, anch'io ho fatto un cambiamento anch'io, ho tolto via la pop-up per ora perché vedo che mangiano su affondante. Ho messo doppio del 16 Climax, un amo generoso del 2 e piccolo stick con appunto un po' di sfarinati e qualche bel pellettone. Vediamo se cambia. Vediamo se paga. Allora, altra partenza di Christian. Sembra cazzuta anche questa. Mangiano sempre su quella canna, Cri, quindi le altre possiamo chiuderle, che dici? Ho beccato una buca. Probabilmente c'è una buca là. Praticamente quell'albero là in fondo che cade,
non so se si vede fino a qua, però questa tira, allora vado a prendere il cavalletto. Ok, perfetta. La testate è una carpa per quello. Ho già questo, non so che si arriva da lì. Amur! Amur! O pesce gatto. Infatti lo sentivo diverso, no? Sembrava una carpa da come tirava, invece invece no. Bene ragazzi, adesso ve lo mostriamo. Christian all'appello con un bel amour. Vai Cri, alzalo. È in amore perché c'ha i segni della frega, però un bel amour. In questi casi avere queste vi salva. Sì, pesce, perché pesci dentro, pesci così importanti vanno trattati bene. Una bella ossigenata, invece Christian ha ricevuto il ben servito, una bella scodata in faccia ed è ripartito cattivo. Diciamo che sta discesina qua, Cri, ci fa sudare oggi, eh? Amur boschetto. C'è, andiamo vicino a Max. Aspetta che ti aiuto con questa. Si è chiuso il bait trainer da solo, talmente partita cattiva. Com'è? Di peso. Non so se è grosso o no, ma... No, no, di là. Eccola, la vera. Niente. Vediamo se riesco a toglierla. Se no vieni di qua, la inguadiniamo di qua. Ma è andata sotto il filo, è quello. Siamo di là ormai, sì. Ok, arrivo. Beh, questa. Tornate di qua. Eh? Tornate di qua. Cavolo! La aspettiamo con ansia. Cos'è? Pesce gatto. No. Un pesce gatto. Vabbè ragazzi, vediamo sto pesce gatto. Generoso. Gatto. Gattino. Allora ragazzi, nell'attesa volevamo farvi vedere le tipologie di pellet che usiamo di solito, oltre ai frizzy pellet che avete già visto negli scorsi video, che sono, ce li ho, sì, eccoli qua, esatto, frizzy pellet, che sono quelli che lasciano il nuvolone. Usiamo anche questa frizzy tipologia di pellet qua, questo qua, quando appunto vediamo che c'è bisogno di far restare un po' di pastura in più sul fondo in modo che non si sciolgano velocemente, e invece quando andiamo a riempire i nostri sacchettini di pellet, ecco che usiamo sempre questo. Ve l'abbiamo già fatto vedere, ma con l'occasione lo rifacciamo rivedere visto che ce l'abbiamo tutti qua. Questo, ecco, è un pellet. Sì, queste sono le tre tipologie di pellet, esatto, che assieme a Discharge ogni tanto che usiamo, esatto, quindi, esatto, come questo noi... se non mi ricordo male, che è quello alta digeribilità, esatto, mi sembra, sì, no? Quindi sapete che pesce, 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 tutto pesce, sì, beh, perché va a copiarsi col nostro mix, che è un mix ovviamente noi pescando col, esatto, col mix al pesce, esatto, abbiamo tutto, esatto, il pellet al pesce. Quindi ragazzi, queste sono le tipologie di pellet che noi usiamo sempre nelle nostre sessioni, quindi niente di particolare, del buon pellet al pesce ad alta digeribilità, sì, che sì, fa sì, bene alle carpe, e basta. Adesso speriamo
perché non la vedo bene per il tempo, sinceramente, perché... Beh, come solito, nostra fortuna è il tempo deve non girare. Lo so, comunque vediamo, speriamo di riuscire a fare almeno altri due pesci prima di andare via. Sì, non stiamo qua come pensavo, perché Cristian mi ha detto che ha degli impegni, quindi invece che smontare alle 6:30 smonteremo verso le 4 e... Però, insomma, vedremo, ci dai. Siamo fatti qualche ora e siamo divertiti lo stesso, quindi non importa. Siamo riusciti comunque a portarvi delle immagini, quindi ci fa piacere. Vedrete comunque qualche altro video, qui verremo ancora a fare qualche altra sessione. Certo, quindi... perché noi non veniamo solo una volta, ma vogliamo toglierci le soddisfazioni. Magari cercheremo la prossima volta, non è stato possibile oggi, di far vedere anche l'altra parte del lago, esatto. Perché si estende a L, quindi... E vi lascio comunque poi le immagini e... dell'elicottero, mi sembra che hai fatto sì, quindi poi vi faremo vedere un po' com'è fatto il lago, esatto, e magari cerco di estrapolare anche qualche altra immagine che avevo, perché da questa parte del lago non rende bene l'idea di cosa c'è di là, però ve la metto a video, verso la fine ve la metto a video, perché tu hai già fatto delle immagini. Sì, ero stato qui qualche ora a fare qualche sessione così in solitaria. Va bene ragazzi, dai, a tra poco. Oh, non dovrebbe essere. C'è massa. Non dovrebbe essere un gatto, perché il quarto di fila. Un attimo ragazzi, che prendo il cavalletto. Le testate sono quelle di una parte. Perché ormai era il quinto pesce gatto che prendevamo, non ve li abbiamo fatti vedere perché vabbè, capirete. Meritano rispetto, ma non sempre rispetto, comunque però siamo qui per le carpe o amur, quindi vado ad aiutare Max. Vieni con Bodino che è stanco. Madonna che partenza. Hashtag canne piegate. Ci sei? Bello cattivo. Ancora? Non sa che si è preso proprio. Vieni qui, preparati perché questo è cattivo. Allora ragazzi, diciamo che la taglia inizia a crescere, perché questo è veramente un bel esemplare, sarà almeno 15 kg. Adesso lo pesiamo. Veramente un bel esemplare. Vuoi fare una foto qui e poi lo rilasciamo. Rilascia? Sì. Stai registrando ancora? Sì. Stavamo rilasciando il pesce di Max, difatti vedete che sta ancora partito
Cavolo, che grosso! Sono anche scivolato. Provavamo a pesarlo, ma... No, no. Non è stato possibile. In questi casi forse è meglio non perdere neanche tempo, lasciamogli subito la libertà. Che comunque sono stanchi. Ok. Ci sono, qui. Non so neanche dove stai inquadrando te. Va bene, ragazzi. Momenti un attimo di panico. Cioè, nel senso che... Tirato su la Mur... Scusate, adesso inquadro meglio. Tirato su la Mur... Hai messo lo zoom, Cri? Sì. Ah, ok, eccomi qua. Dicevo, tirato su la Mur... E mentre volevamo fargli una foto... È partita la canna di Cristian. Quindi, niente, io sono andato a rilasciare... E Cristian è andato a farsi il combattimento. Ha un po' il fiatone, si può sentire. Vediamo se sarà un'altra Mur. Ah, canna rossa, hai detto che partiva. L'ho detto. Pasturazione con boilies. E infatti arrivano le carpe. Mi devo riprendere un attimo, Ah, appena stappato una birra. Cristian vuole farci vedere una roba. Vediamo un po' di cosa si tratta. Eccole qui. Una e una due. Cos'è doppio quello? Doppio innesco Climax. Bene. Un'altra bella specchi, ragazzi. Eccola qui. Bene, andiamo a rilasciarla. Si è vista perché vedo che è girata di là la telecamera. Ah no, è inquadrata verso di te. Bene, andiamo a rilasciare anche questa. Allora ragazzi, vi mostro un attimo i Fox MX montati sul Daico. Sono stracontento di questi sensori, stanno lavorando molto bene, sono molto soddisfatto. E il pod che è da un po' che non lo tiro fuori sinceramente, perché ultimamente ho sempre usato solo i picchetti. Questo è il pod di Max, come ben sapete. Vi faccio vedere un po' questa parte di lago. Vuol dire che il posto è molto curato e tenuto bene. C'è l'erbetta bella tagliata, tutto bello pulito, in ordine. Faccio vedere magari da questa inquadratura. Questa è la strada per accedere poi alle altre postazioni che sono di là. Adesso vi faccio vedere un po' come si presenta il lago da qui in tutta la sua lunghezza. Eccolo qui. Ragazzi, si è un po' fermata adesso verso le ore prime ore pomeridiane, quindi c'è un po' il fermo e speriamo che tra qualche ora riparta, che ricomincino a mangiare più che altro le carpe. Max da poco ha rinfrescato, ha cambiato tutti gli inneschi, ha messo anche lui tutto in fondo verso la costa di là. E basta, speriamo di riuscire a prendere almeno ancora un 2-3 pesci, dai, speriamo. Vi faccio vedere con l'occasione anche, non so se ve l'ho mai mostrato, il mio Brolly. Eccolo qui. Stavo rispondendo a un nostro follower. Brolly Fox 60 pollici. Vedete, è bello grande. Bene ragazzi, speriamo di fare ancora qualche pesce, dai. Giusto? Giusto, ma adesso parte perché ho rilanciato tutte e tre le canne. Guarda Max con gli occhialini da sole, guarda che gnocco. So.
Ho rilanciato tutte e tre le canne, quindi... L'ho detto di fatti poco fa sono... che hai... Sì, perché comunque questa è l'ora che rallentano un attimo. C'è il fermo, c'è il blocco. C'è un caldo impressionante. Ho rilanciato tutto, ho fatto delle modifiche, ho cambiato qualche cosa e adesso parte. Ragazzi, è stata una partenza. Mi ha fatto saltare la scimmietta. Allora riattacchiamo, vediamo un attimo se c'è qualcosa o meno. Intanto ragazzi, dal sole che c'era prima siamo passati a queste nuvole. Strano. Cambiato il tempo. E infatti sei in cielo al lago. Va bene, vediamo se continua oppure no. Dopo ore di attesa estenuante, finalmente è partito qualcosa oggi pomeriggio. C'è mole o è un gatto? Non si è intempestate, quindi o è una murra. E ragazzi, oggi veramente i pesci gatti ci hanno distrutto. Non ve li abbiamo fatti vedere, ma ne abbiamo presi 5 o 6, credo. Forse, no, non è doppia, sei te che sei di là. Sei di là. Sì. Ecco, una cosa che non riesco a capire è che nonostante uso i tendifilo, come facciano a incastrarsi lo stesso. Però qui è successo, è mai successo? Sì, esatto. Comunque dai, vediamo di riuscire a inguadinarlo. Allora sarà un gatto. Sì? E per forza, se va così sotto, fino adesso sono sempre stati i gatti a far casino. Vediamo. Adesso sei anche arrabbiata. Sì, dai, una carpa. Guarda qua. Dai. No, qui così ti vengo sopra il filo qua. Dove sei? Devo andare giù e farlo uscire di qua. Vieni. Dai giù. Te che farò venire qua però. Dai, 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 dai. Ci sono. Ok. Non so se ero io allora. Ciao ragazzi. Bene. Le piccole vanno sulla doppia del 16. Cosa hanno mangiato su? Doppia del 16. Allora ragazzi, probabilmente l'ultima della giornata. Arrabbiata ovviamente. Facciamo vedere veloce e la rilasciamo subito. Va bene, dai, ci siamo divertiti anche oggi, Cri. Certo. Quindi non ci interessa taglia o non taglia, l'importante era divertirsi e scoprire un posto nuovo. E basta. Ok. Bene, vado a rilasciarla. Bene, allora ragazzi, sessione è finita. Sono sincero, mi aspettavo qualcosina in più da come era partita la giornata. Però, vabbè, le carpe sono uscite, gli amur sono usciti, i pesci gatti a sbrega sono usciti. E niente, sessione ovviamente non di quelle da ricordare, ma comunque da portare a casa. Secondo me Christian la posta non era tanto felice, perché io sul mio pod non ho avuto neanche un bip. Effettivamente sono partito tutte quante sul mio pod, quindi la postazione 10, la postazione 11 non abbiamo visto nulla, quindi era un po' sacrificato. Eppure ti ho detto, io vado io solo 11 perché, ricordandomi quello che era successo alle giarrette, che pescavi praticamente appoggiato alla sponda marginale, ho detto questa volta provo io, così nel caso usiamo le canne mie stavolta invece che le tue. Però comunque invece, tener conto che il lago non lo conosciamo, quindi sì, sicuramente non so neanche se ho tirato nel posto giusto, boh. Vabbè, hanno il loro giro, quindi tutto sommato ragazzi, comunque dai, qualche carpa è uscita, anche due belle amure. Sì. Ci siamo comunque divertiti. Vi abbiamo mostrato un posto nuovo per chi non lo conosce, per chi lo conosce sta già con me. Torneremo quindi sicuramente a fare qualche sessione. Sì, sì, assolutamente. E niente ragazzi, speriamo che questo video vi sia piaciuto come al solito. I nostri social li conoscete. Instagram, ci diamo Facebook. Appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao.